Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono DadoBax e questo è il secondo di una serie di tre video nei quali andremo a vedere alcuni consigli su come godere al meglio del mondo del videogioco. Nella prima puntata che ho pubblicato ieri vi ho dato alcuni consigli sulla scelta del videogioco, quindi alcuni consigli preliminari. Nel corso di questo video andremo a vedere alcuni consigli assolutamente personali che valgono nel momento in cui state giocando il videogioco. E nella puntata di domani, l'ultima, andremo a vedere dei consigli nel momento in cui finite un videogioco, nella valutazione. Prima di buttarci nel cuore del video, vi ricordo come sempre di passare in descrizione, dove trovate il link d'affiliazione G2A.com per chiavi di gioco a prezzo scontato. Non esiste una maniera giusta e una maniera sbagliata di videogiocare. Questa è una cosa che ho detto spesso e che confermo anche in questo video. Tuttavia esistono due consigli che a livello personale mi sento di darvi perché sono due cose che nel momento in cui le ho scoperte hanno cambiato radicalmente il mio modo di giocare, da così a così. Il primo di questi due consigli è molto semplice e molto lineare. Non abusate del quick save. La tentazione di salvare la partita dopo ogni azione messa a segno e poi ricaricare qualora le cose vadano male è una tentazione che abbiamo tutti, o comunque abbiamo avuto tutti. Ciononostante mi sono reso conto che nel mondo del videogioco il game over è qualcosa che deve pesare al giocatore e nel momento in cui il game over non ci pesa perdiamo tanta della tensione che il videogioco vorrebbe trasmetterci. Appare chiaro che nel momento in cui uccidiamo un nemico, salviamo, ne uccidiamo un altro, salviamo, poi ci scoprono e ricarichiamo la partita, ci manca quella tensione che ci faceva stare particolarmente attenti e ci faceva avere quella paura di non morire che avremmo avuto qualora non avessimo salvato. Ovviamente non vi sto consigliando di non salvare. Dovete salvare la partita per evitare bug, per evitare glitch, per evitare che un errore possa farvi ripetere un'ora di gioco, quindi è ovvio che si deve salvare, ma il mio consiglio è di non salvare ogni 3 minuti sostanzialmente, in maniera tale che se voi salvate prima, diciamo, di una sezione di gioco, andate a percorrere tutta quella sezione di gioco con la tensione addosso, di cercare di non morire. Il secondo consiglio che voglio darvi in questo video è leggermente più complesso e riguarda un concetto che voglio spiegare per bene e riguarda la sospensione dell'incredulità. Che cosa significa questo concetto che è veramente sottovalutato? Allora, la maniera secondo me più semplice per farvi comprendere questo concetto è farvi l'esempio del teatro. Nel momento in cui noi andiamo a teatro, stiamo accettando la finzione scenica, cioè se una persona sulla scena muore, quella persona è morta. Certo, l'attore ovviamente una volta finita la manifestazione teatrale si rialza, è vivo e vegeto, e sta meglio di prima, e si becca gli applausi del pubblico. Ma nel momento in cui sta recitando, noi, nella platea, piangiamo se l'attore è bravo. Perché piangiamo? Perché in quel momento sta simulando la sua morte, sta recitando, anzi, meglio ancora, la sua morte, e non gli crediamo. Capita tantissime volte di imbatterci in determinate situazioni che potremmo pensare, ma figurati che accade questa cosa. Questa è una cosa che mi capita spesso con un amico. Prima del Covid, quando andavamo al cinema e capitava questo amico, qualunque film che vedevamo, lui sempre se ne usciva, ma figurati che fa questa cosa, e noi ci arrabbiavamo, sì, però è un film, sì, ma figurati che succede questo, è un film, ok? Ecco, nei videogiochi vale la stessa cosa, ci sono determinate cose che accadono perché sono dei videogiochi. Esempio, in The Last of Us 1 c'è un momento in cui si prende il controllo di Ellie e si stermina sostanzialmente un esercito di nemici. È ovvio che una ragazzina è altamente improbabile, cioè figurati che una ragazzina stermina un esercito di nemici. Ma in quel momento si sta accettando la finzione scenica, cioè per dare il gameplay in mano ad Ellie, si permette ad Ellie di
compiere una strage per permettere al gioco di andare avanti. Ci sono determinate cose che avvengono in determinati videogiochi che, pur se questi videogiochi sono realistici o comunque tendono di essere realistici, ci sono determinate cose che ovviamente non sono possibili perché si sta accettando la finzione scenica. Ma per dire, anche lo stesso Red Dead Redemption 2, per quanto è realistico come gioco, poi alla fine Arthur Morgan nella sua avventura ammazzerà 300 persone a sangue freddo. Cioè, oh, ma quanto devi essere bravo per ammazzare 300 persone in tutta l'avventura? Cioè, ma proprio... E questo vale per tantissime scelte narrative che sono ovviamente strane, bislacche, se lette con una determinata logica, ma dovrebbero essere accettate semplicemente appunto perché in determinati momenti specifici andiamo a sospendere quella capacità di discernimento che ci rende increduli e andiamo a credere ad un qualcosa che non potrebbe esistere, ma che noi accettiamo per amore appunto della finzione scenica. Questi sono i miei personalissimi consigli e ci tengo a sapere caldamente quello che ne pensate voi nei commenti, fatemelo sapere. Vi invito a vedere il video di ieri qualora non l'abbiate visto e ovviamente vi do appuntamento al video di domani. Ieri abbiamo visto quindi dei passi preliminari, quindi quando si sceglie un gioco. Oggi abbiamo parlato del durante, domani parleremo di quando si finisce un gioco, quindi di come personalmente valuto un videogioco. A domani, ragazzi.